Buongiorno, sono Irma Pellegrini, mi trovo a Todi, al ristorante La Mulinella di Pontinaglia, sulla zona dei pianti sportivi. È stato fatto da me nel 1994, è stata sempre una mia grandissima passione. Sognavo solo di avere un ristorante per tutto mio, dopo aver lavorato tanti anni per altri ristoranti. Ho sempre realmente sognato di lavorare per i clienti, per me ma anche per i clienti soprattutto, di accettarli sempre come benvenuto a casa propria. E così ho fatto, e così seguito a fare finché ce la farò. E adesso mi aiutano i familiari, sempre aiutati i familiari, e sono molto soddisfatta. Grazie a tutti i clienti. Le mattine facciamo la pasta, non dico quanti ore perché sono sempre tanti. Da quando abbiamo aperto abbiamo fatto solo e sempre tagliatelle fatte a casa, pettuccine. In questo modo si mescolano le uova alla farina per poi creare un impasto morbido che verrà spianato con il mattarello. Siamo quasi per raggiungere la consistenza giusta per poi spianare. Siamo arrivati ora al momento di fare la sfoglia. Le facciamo tutti i giorni, è molto buono. Nel giro gastronomico dell'Umbria oggi presentiamo la zuppa della nonna e la tagliatelle col sugo d'oca. La zuppa della nonna è un piatto con legumi e farine. Come invernale è un piatto buonissimo, è fatto di funghi, champignoni bene rosolati, con la base un pochino di cipolla. Il lago non ce l'ho detto mai perché sono più allergici, le persone hanno un po' più allergia, allora roba, i fagioli, i bollotti che prima abbiamo fatto bollire, messi a bagno per 12 ore, fatta bollire e farlo rosolare bene. Lo fresco, tagliato a dodolini piccoli, una volta bene rosolato, aggiungiamo un pochino di acqua e portare all'ebollizione. Con l'acqua dell'ebollizione si metterà le farine, farina di mais e tutte le altre farine, chi più ne ha più ne metta, e si fa bollire. Quindi la pasta è funghi, fagioli e pomodorino, e insaporito con un'olio di cipolla, e deve bollire per circa 20 minuti. Andiamo a impiattare la zuppa. L'olio ci mettiamo al crudo perché è molto buono, l'olio extravergine d'oliva. La zuppa della nonna è pronta per mangiare, con tutti c'è molti sapori e buonissimo. Abbiamo le tagliatelle che abbiamo fatto fresche fresche e le cuociamo e facciamo il sugo d'oca. L'ho preparato prima perché il sugo d'oca viene molto buono ma deve bollire tanto. Pronti le tagliatelle fatte a mano col sugo d'oca, sono pronte per mangiare e sono buonissime.